Grazie, grazie, buongiorno, benvenute, benvenuti, e con Sergio Staino c'è Francesco Cuccini, e Scandicci accoglie questi ospiti in maniera molto più calorosa di come ho sentito prima, ma veramente molto più. Con l'associazione Comunico, c'è la traduzione con il linguaggio dei segni, e questo è un motivo di grande orgoglio, perché l'accessibilità è, come dire, una questione fondamentale per noi. Questo è un momento bellissimo della terza edizione del Libro della Vita. Grazie a tutti per essere intervenuti, non dico altro. Qui c'è Sergio Staino che dialoga con Francesco Cuccini su un testo che è stato timidamente proposto da altri autori e da altre autrici che sono venuti a trovarci, ma alla fine nessuno ha avuto davvero il coraggio di scegliere Pinocchio. Sergio Staino, Francesco Cuccini, grazie. Tutti per te questi applausi, Francesco. Io sono solo il supporter, il catalizzatore. A una certa età ho detto: non lasciatelo solo sul palco, dategli un giovane che lo tiri su, capito? Hanno scelto me, questa è strana scelta. Sapete tutti che la cosa che ci lega di più è l'età, non sono i gusti, la politica, le cose, le donne, no, è l'età, il fatto che siamo nati quasi insieme. Io, come dice lui, molto tempo prima di lui, l'8 giugno del 40, e lui il 14 giugno del 40. Sei giorni, tutte e due delle montagne, no? Dove sei nato tu? Sono nato a Modena. A Modena. Via sei Domenico Cucchiari, dopo in montagna, dopo sei andato. Non è un anno qualunque il 40, insomma, sono bastati 6 giorni di differenza per far sì che io nascessi in tempo di pace, cioè tempo di pace, l'Italia non era in guerra, e lui invece è nato il 10 giugno, l'Italia entrò in guerra, quindi sono nato 2 giorni prima della guerra e lui 4 giorni dopo. Sicuramente la cosa ci ha segnato notevolmente, insomma, ci siamo rincontrati poi in età abbastanza avanzata, quando io ho cominciato a disegnare su Linus, e fece una striscia in cui Bobo e il suo compagno Molotov, che avevano bisogno di giovinezza, un po' di rapporto con i giovani, sempre per idee politiche ovviamente, per conquistarli un po' alla politica, perché i giovani si stavano allontanando, e allora diceva: basta andare sempre a questi concerti con Guccini, con Vecchioni, con tutto. Cerchiamo il giovane, guarda, a Empoli c'è Renato Zero, c'era davvero Renato Zero in quel momento lì, e quindi si vede loro che vanno da Renato Zero, e quando arrivano, appena arrivano lì, per cercare di legare con i giovani, questi si avvicinano, il primo gli sorridono, dice: ci avete una sigaretta? Gli chiedono, poi arriva un altro: hai 100 lire? Poi hai 500 lire? Poi arriva qualcuno che gli dice: scusi, ma voi siete della politica, della squadra politica? Ed era, alla fine, delusi, se ne vanno via, e si vedono nel viale, mentre vanno via, uno fa all'altro: ma quando c'è il prossimo concerto di Guccini? E si trovavano molto meglio. E mi arriva a casa un bigliettino dicendo: caro Sergio, mi piace molto le cose che fai, una firma per me illeggibile. E ho detto: boh, chi sarà questo qui che scrive da Bologna? L'ho lasciato lì sul tavolo, questo foglietto. Poi qualche giorno dopo passa un amico, Piero Pomini, di qualcuno lo conoscerà, qua di Scandicci, che viene a trovarmi, guarda il biglietto e fa: ma no! Questo è Guccini, la firma di Guccini, emozionatissimo, le cose. Io: Guccini, sì, e lì è stata la sorpresa. L'ho preso quando è venuto davvero al concerto allo stadio di Firenze,
sono andato a trovarlo, è stato amore a prima vista, ci siamo trovati baciati, abbracciati, mi ricordo, baciati, c'è stato il flaco prima, poi lui, insomma, oh no, quanto parlo, ora ce l'abbiamo qui, parlerà di Pinocchio, io mi azzittisco, quando gli ho detto vieni al libro della vita, gli ho detto, cosa, parli di un libro, tu di cosa hai parlato? Di Paperino, ho detto, oh ma hai tolto l'idea, mi ha detto. Ed ora parla di Pinocchio. A te. Cosa? Ma glieli volevo dare due. È molto difficile parlare del libro della vita, perché che libro avrei potuto scegliere fra tutti i libri che mi sono capitati fra le mani che ho letto? Allora ho scelto il primo che ho letto, sul quale ho imparato a leggere poi, prima di andare a scuola. A 5 anni, leggendo, provando a leggere Pinocchio, ho imparato a leggere e contemporaneamente a scrivere. E difatti poi mi hanno fatto, scioccamente, presi dall'entusiasmo, saltare la prima elementare, ho fatto un esame integrativo, sono andato in seconda e quindi non ho fatto la prima, quindi non ho fatto le aspe come si usava allora, perché sapevo già scrivere e avevo imparato su Pinocchio. Mio padre poi ha pensato bene in quinta elementare, quando allora c'era un esame tremendo per passare alle scuole medie, non è come adesso che uno passa alle scuole medie d'amblè così come diritto misterioso. Allora c'era l'esame d'ammissione, che era una graticola feroce, bisogna sapere l'analisi logica oltre che l'analisi grammaticale, perché si cominciava subito col latino, è stato il dramma della mia giovane età da allora. Sono stato rimandato in latino in prima media, in seconda media latino matematica, terza media latino matematica inglese, per fortuna che erano 3 e lì mi sono fermato. Comunque, mio padre ha detto, non è maturo mio figlio. Comunque non te la prendere, io sono stato bocciato in disegno a ripetere. Allora, non ho detto che in terza media, oltre latino, matematica, inglese, c'era anche disegno, mi hanno rimandato lì. Mio padre ha pensato bene di farmi rifare la quinta. Sono stato promosso regolarmente, mio padre ha chiesto il permesso al provveditore e io ho frequentato 2 volte la quinta, la seconda senza pagella, senza niente, ero un ascoltatore, e ho fatto 2 volte la quinta, tanto per gradire così. Vabbè. Però è cominciato tutto con Pinocchio. Pinocchio che quando nel 45, io nel 45 non ero a Modena, avevamo abbandonato Modena perché Modena città, c'erano i bombardamenti, una cosa. E mia madre ha pensato bene di portarmi su dai nonni paterni a Pavana, provincia di Pistoia, e lì in agosto del 45 siamo stati raggiunti da mio padre, che era stato in vacanza in Germania dall'ottobre del 43 fino all'agosto del 45, prigioniero di guerra, anzi, prima internato militare, poi dopo prigioniero di guerra, insomma, è stato di quelli che sono riusciti a cavarsela, è tornato a casa in agosto del 45 e ha cominciato a riprendere i lavori, il lavoro che faceva, mio padre ripiegato alle porte, e nell'autunno, settembre-ottobre del 45, siamo tornati con mia grande disgrazia, mio grande dolore, a Modena, città che non conoscevo, insomma. E io abituato in questa casa isolata, i miei nonni avevano un mulino d'acqua, questa casa isolata sul fiume, non c'era nessun altro attorno, a Modena c'era un condominio e quando sono arrivato ho guardato questa casa e ho detto ma
sono tutti parenti, quindi dice no. Ma come no? Io sono abituato a stare che c'era la bisnonna, il nonno, lo zio. Vabbè. E nel trasloco doloroso che ho fatto, mi hanno perso Pinocchio. La mia copia di Pinocchio è andata sbarrita, perduta. È un dolore tremendo perché mi mancava Pinocchio. Avevano dato un altro Pinocchio, ma una cosa strana, non l'ho capito. E dice, qua c'è Pinocchio, ah, che gioia. Poi ho guardato e non era quello vero, non era quello autentico. E sono passato dalla gioia al dolore. E ho perso la mia copia di Pinocchio, che era quella con i disegni di Attilio Mussino, un Pinocchio allampanato, lungo questo berretto a pan di zucchero. Veniamo a Pinocchio. Pinocchio per me non è un romanzo per bambini, fa paura ai bambini, ha delle scene terrificanti. Io adesso l'ho riletto da adulto, non me lo ricordo più tanto bene, però il funerale, i conigli che portano... Adesso poi se si chiede a molta gente qual è il pesce che cattura Pinocchio, molti dicono la balena, no? A parte il fatto che la balena è un mammifero, quindi non è un pesce, è un pesce cane. È Walt Disney, la versione edulcorata di Walt Disney, questo è un Pinocchio col un berrettuccio tirolese, non si capisce bene perché è. Mentre è tutta un'altra storia. E ci vorrebbe uno psicologo o uno psichiatra per entrare dentro alla materia di Pinocchio. Sente che Lorenzini aveva delle turbe particolari, insomma, non era di famiglia agiata Lorenzini. Se non ricordo male, lui è nato a Firenze. La madre credo fosse cameriera di una famiglia importante, insomma l'ha fatto studiare dei Ginori e non solo, ma ha fatto anche un po' di seminario, come allora molti poveri andavano in seminario per studiare. E se non sbaglio ha scritto Pinocchio perché ha accettato di scrivere questa favola per un debito di gioco che aveva. Quindi ci sono delle turbe dentro, non è. E d'altra parte c'è un finale bello, insomma. Pinocchio che diventa bambino. Ma se guardiamo Pinocchio, burattino, è anarchico, è creativo, è incontra dei personaggi stranissimi, il gatto e la volpe. Il paese dove la legge è al contrario, insomma. E Pinocchio è un ribelle, è una pecora nera, se voglio. Il bambino è un bambino buono, bravo, insomma, si torna nell'ordine delle cose, si passa da questa forma di anarchia a questo buon senso, un piccolo borghese, tutto sommato. E questo è Pinocchio. Ma come vi ho detto, ho scelto Pinocchio proprio perché è stato il primo libro in assoluto che ho letto a 5 anni, imparando a leggere proprio su Pinocchio. Perché se dovessi scegliere un libro veramente che mi ha cambiato la vita, non ce n'è uno, ce ne sono tantissimi di libri. E posso fare un breve excursus sui vari tipi di letture che ho fatto durante la mia vita. Allora, subito dopo Pinocchio, mio padre, dalla biblioteca dei Posttelegrafonici, mi ha portato a casa le favole dei fratelli Grimm, che quelle originali sono ugualmente terrificanti come con Pinocchio. Cioè, fanno paura, veramente, sono storie tremende, dove i bambini vengono presi da orchi feroci, vengono ammazzati. E difatti non ce l'ho fatta a leggerlo tutto, perché per fortuna che uno zio che abitava al piano di sopra
aveva collezionato queste dispense, si vede che usciva dispense, la storia di Tarzan delle scimmie. E Tarzan delle scimmie, anche Tarzan delle scimmie all'inizio non è di facilissima lettura, perché c'è questo Lord Greystock, se non sbaglio, che nella giungla africana viene ucciso da una feroce tribù. C'è questo bambino che viene salvato da una grande scimmia, da una gorilla, insomma. E c'è la storia di questo bambino che però diventa una scimmia, ma con un'intelligenza umana. Quindi scopre l'uso delle mani, scopre l'uso di un'arma, eccetera. È un affascinante. E Tarzan delle scimmie è stata la prima lettura fatta, insomma, con tolto l'inizio, con un certo piacere. E poi sono passato immediatamente allora a Salgari. Io so benissimo che si dice Salgari, ma allora diciamo tutti Salgari. E Salgari aveva un grande fascino, si cominciava con dei pirati, con i baroni vario tipo, mi ricordo neanche adesso. Purtroppo sono passati tanti anni quando ho letto Salgari la prima volta. E poi Sandokan, le tigri di Mon Pachem, con Yanez che fumava l'ennesima sigaretta, e Kammamuri e Tremal Nike, bellissimi, insomma. Se si pensa che Salgari, il viaggio più lungo che ha fatto nella sua vita è stato trasferirsi da Verona a Torino, descriveva la giungla, guardava delle enciclopedie, delle cose, poi copiava, lui fingeva di essere stato un capitano di marina, invece fine tragica, Salgari, poveretto, oppresso dai debiti, eccetera. Ma Salgari, Verne mi piaceva un po' meno, anche ho letto anche Verne, perché era troppo scientifico, e io anche scientifico non sono mai stato nella mia vita, tant'è vero che adesso ho un computer per scrivere, ma il massimo che faccio con il mio computer è on off, e più di lì non vado, insomma, per dire la mia scientificità, che adesso siamo circondati da macchine stupende e misteriose che però ammetto non so adoperare. E queste sono delle letture infantili, insomma, perché d'altra parte non sono un genio, giustamente, quindi non è che una volta a Milano ho preso un premio, e un premio importante, un premio Montale di poesia per musica, e per poesia è stato premiato uno di cui onestamente non ricordo il nome, e si parlava di lettura proprio, lui dice sì, io da piccolo c'era la biblioteca di mio padre e da piccolo leggevo tutti i filosofi, ho letto Kant, ho letto Schopenhauer, Heidegger, e poi sì, poeti, Dante, eccetera, poi sì, è tutta una storia del genere. E si è toccata a me, ma io ho detto, cosa ho letto da ragazzo? Avevo una zia, che consideravo l'intellettuale di famiglia, perché da giovane aveva fatto la cameriera a Genova, e si era portata di romanzi d'appendice, e quindi ho letto su Fiacca numero 13, Il medico delle pazze, cose bellissime, c'era un'iniezione ogni pagina e mezzo, ma quella mezza medaglia che è uguale alla mia, ma tu sei mio fratello, è bellissimo, diciamo. E mancanza di letture, perché in questo mulino dei nonni dove trascorrevo l'estate era isolato, insomma, non avevo amici, cioè c'era ogni tanto qualcuno che scendeva giù dal fiume, c'era un amico che veniva giù con due capre, tirino e cornetta, e pascolava le capre, poi noi giocavamo, insomma, con altri amici, andavamo a rubare le patate, poi le cuocevamo in un barattolo pieno d'acqua, le facevamo bollire, poi ognuno usciva di casa con tre cose fondamentali, un coltellino,
una bustina di sale e dei fiammiferi e facciamo dei giochi che adesso sono considerati pericolosissimi, insomma. E adesso mi viene da ridere quando sento la televisione le mamme che hanno delle cose magiche contro i batteri e i batteri, i cosi, gli altri, come si chiamano, gli altri, ma, gli acari, sì, gli acari, eccetera. Ma io ci andavo a scuola con un acaro e a braccetto con un batterio dalla mattina alla sera, insomma. Però ricordo che giravo scalzo e alla sera mi volevano lavare i piedi. Beh, dico, ma non ve l'avete già lavati ieri sera? Scusa, c'è questo eccesso di pulizia, insomma, questo eccesso, per dire, insomma. Eravamo, e bevevamo l'acqua del fiume anche. Forse allora ci poteva anche bere, adesso non credo che si possa bere. Però bisognava avere l'astuzia, prima di bere l'acqua, di dire acqua corrente, ci passa il serpente, ci beve Dio, posso berci anch'io. E allora uno era tranquillo. La formula magica. E lì, spesso da solo, portavano, i miei nonni affittavano una casa dove adesso abito, fra l'altro, ai villeggianti d'estate, perché allora c'era ancora villeggiatura, la gente non andava alle Maldive, non andava di qua e di là, veniva anche sull'Appennino, insomma. E lasciavano lì dei fascicoli, dei libri che i miei nonni razzolavano e non buttavano via. Mettevano in un affare chiamato pomposamente libreria, che è un mobile alto così, come così, era stipato di questa roba. Adesso la libreria ce l'ho io in casa e mia moglie ha detto, ah che bello, la mettiamo in bagno e la riempiamo di libri, così uno quando va in bagno da leggere, come tutti sanno, in bagno si legge molto volentieri. Però, misteriosamente, per un fenomeno, io direi di transustanzazione, cioè, i libri sono trasformati in boccettine di unguenti, pomate, profumi, e non riesco a capire perché sia accaduto questo miracolo. Comunque, io passavo il tempo a leggere, oltre ai famosi libri di appendice di mia prozia di Genova, leggevo tutto quello che trovavo, tutto, e se non c'era niente da leggere, rileggevo. E mi si è formata una mentalità per cui la lettura era per me la cosa principale, il vizio più bello che potessi avere. Ho letto di tutto da ragazzino, però qualche anno dopo, in città, eccetera, noi allora eravamo immersi nel mito americano, verso i 15, 16, 17 anni. L'America era per noi i film erano americani, la musica era americana e la letteratura era americana. Io mi sarei fatto picchiare piuttosto che leggere un romanziere italiano. E allora ho letto Steinbeck, Caldwell, Lo Spasso, Hemingway, tutti quei romanzi, quei romanzieri americani che per me erano molto affascinanti, anche se dei film si vedeva un certo tipo di vita, leggere Steinbeck, leggere Caldwell, che parlavano dei poveri, veramente poveri del sud, era una specie di controsenso, diciamo, come? Un'America così bella, così luminosa, così, ci sono questi poveri, eccetera, fu una specie di botta, ma era una letteratura alla quale non ero abituato, ovviamente, era bello leggere queste cose. Poi dopo c'erano anche aspetti erotici che per noi sconosciuti. Sì, c'erano anche aspetti erotici in Caldwell soprattutto, in Steinbeck, in qualche cosa in Steinbeck, ma in Caldwell soprattutto. Aspetti erotici che già non stavano male, insomma, nell'esperienza, no? No, no, soltanto che, sai, allora erano tempi durissimi. Da un certo punto di vista era molto difficile trovare quella fanciulla che fosse così generosa dei propri attributi da,
offrirteli, perché allora c'era la regola sacra del tempo. Se mi sposi va bene, ma è comoda se mi sposi, grazie, pace tutti. E di fatti, insomma, il desiderio, che, sai, allora quell'età lì, ragazzi, è roba che negli anni purtroppo gente come te ha dimenticato, tu che sei molto più vecchio di me, e allora era difficile, come diceva questa differenza. Che poi si diventava ciechi a fare troppe cose. Io devo averle fatte tantissime. Si vede che abbiamo avuto un'adolescenza molto simile, perché tu non ci vedi, ma ci sono pochissimo anch'io. Ahimè. E difatti non riesco quasi più a leggere, purtroppo, vabbè, fa niente. E poi c'è stata l'università, beh, prima la scuola superiore, ma la scuola superiore c'erano i libri della biblioteca scolastica, che onestamente non erano un granché. Ma all'università, per esempio, ho scoperto I Promessi Sposi, che è un grande romanzo, un enorme romanzo. Ho fatto 2 corsi monografici sui Promessi Sposi, ho avuto la fortuna di avere come professore di italiano, diciamo, un grandissimo italianista, forse uno dei più grandi che ho avuto negli ultimi anni, morto un paio d'anni fa purtroppo, Ezio Raimondi, bolognese, che era un grandissimo italianista e ci ha fatto vedere la critica, facendo la critica del romanzo profondamente, quale veramente grande romanzo, forse I Promessi Sposi. Ma attraverso poi lì sono passato a leggere tanti italiani e da lettore accanito come ero allora, quando scoprivo un autore me lo leggevo tutto, insomma. Pardolini, per esempio, allora tutto Pardolini. Una sera uno mi ha detto: ma si vede che la tua, quella canzone lì, si vede che hai letto Pavese. Io non l'ho mai letto Pavese. Allora mi è venuta la curiosità di leggere Pavese, mi sono letto tutto Pavese. E poi da Pavese si passava, sai, perché i libri sono come le ciliegie, un libro tira l'altro. Vai su un libro e poi ti viene voglia di leggere quell'altro, quell'altro, quell'altro ancora, leggendo continuamente. E quindi tutti gli italiani, poi anche gialli parallelamente, perché la letteratura gialla ha la sua importanza, e poeti. Quando siamo a una certa età si leggono molto volentieri i poeti, adesso un po' meno. Allora i poeti allora passavi da e ti lavoravi per esempio di Eliot, quindi scritto delle poesie, un poemetto sullo stile di Eliot, prima Gozzano, allora ero gozzaniano, crepuscolare, perché senti, da giovane, che quando non hai ancora la tua direttrice, la tua linea personale, eccetera, ti innamori di uno e segui quella strada. E poi i latinoamericani. Fra l'altro è incredibile la coincidenza. No. L'ultimo dei Moicani, anche se non è prima, l'ultimo dei Moicani, prima Fillmore Cooper, ma erano dei western, perché c'erano i western del D-Film, che erano ben diversi dall'ultimo dei Moicani. All'ultimo dei Moicani vuole riletto, come per esempio scoperto. Abbiamo pianto tanto, piangevamo poi su. Da adulto ho scoperto Kipling, che è un grandissimo scrittore, nei racconti e nei romanzi. Kim, per esempio, è bellissimo, tipo della giungla un po' meno, ma Kim è bellissimo, insomma, Kipling, un grande scrittore. Poi tutti gli inglesi ho scoperto, sempre all'università, quindi mi sono letto tutto Dickens,
sono innamorato di Dickens, mi sono Chesterton, e tutti gli inglesi. Io purtroppo non ho conoscenze se non vaghissime della letteratura russa e ammetto, senza pudore, di aver lasciato a metà Anna Karenina, perché a un certo punto non ci capivo più niente, perché hanno dei nomi patronimici, Olga Ivanovich Porelova, e poi la pagina dopo il nome è cambiato e dico, ma chi è questa qua? Allora devi andare indietro a vedere chi è quella lì, perché cambiano i nomi continuamente, patronimico, patronimico, eccetera. E a un certo punto ho dovuto mettere giù. Ma i francesi anche, un grandissimo romanzo, per esempio, è Madame Bovary, che è di una bellezza eccezionale. Ciò che è scritto una canzone, ma parallela, non c'entra niente con la vera signora Bovary. Fallon, è un fiammingo. Fallon, non è un inglese. Fallon era, ma lo leggeva mio padre, perché mio padre, che avrebbe voluto fare le magistrali, va a spiegare a te i vecchi del mulino, di uno che vuole studiare materie letterarie, diciamo. E allora addirittura non lo voleva far studiare. Mia nonna si è messa di mezzo e hanno scelto le Aldini, che è una scuola professionale, un istituto tecnico. Mio padre è diventato perito elettromeccanico, che era ben lontano dai suoi sogni giovanili, però era appassionato di storia e aveva scoperto Fallon, che era un divulgatore, un Piero Angela, diciamo, da loro. Aveva dei libri di storia, di geografia, eccetera, lui li leggeva, questi, per farsi un'idea, e si era comperato tutto il Babbagallo storico, in so quanti volumi, poveretti, li comperava a rate, perché devo dire che Casa Guccini di Modena non mai navigato nell'oro, insomma, eravamo sempre, quando c'era, adesso sto andando un po' di qua di là, ma gli statali che prendevano lo stipendio il 27, e c'era il 26 era San Pensa, se pensavano come far arrivare alla fine del mese. Il 27 era San Dispensa, perché prendevano lo stipendio, e il 28 era San Senza, perché hanno già finito di pagare. E quindi, se io non sono come i ricchi signori, i ricchi proprietari di Castagneto Carducci, che presentano ettari di boschi, che percorrevano a cavallo, l'amico Sergio, da giovane andava a cavallo, uno dei suoi feudi, e lo chiamavano signor, buongiorno signorino, poi quel frustino li allontanava, e poi ha detto... No, questa verità, questa è la cosa incredibile davvero rispetto a oggi, è la povertà di occasioni che avevamo per tutte queste esperienze visive, perché insomma, al di là che avevamo una ricchezza di natura intorno, di cose che osservavamo con molta attenzione, molta più di quanto un giovane di oggi possa fare, perché è distratto da mille altre occasioni telematiche, televisive e così. Ma allora non parliamo delle immagini che, se levavi i giornalini e qualche altra cosa, le illustrazioni dei libri erano pochissime quelle da... Ma anche la lettura stessa, si leggeva di tutto. Tu eri, andavi in un cesso alla stazione, c'era un manifesto attaccato dentro, stavi lì e leggevi tutto il manifesto che aveva letto. Cioè qualunque cosa ti capitasse. Io ricordo un racconto suo che vorrei che facesse ora, di quando ha letto di un trattore russo. Una poesia del trattore, un ode al trattore. Ode al trattore. Beh. Sì. E ero subito dopo la scuola a Modena, andavamo in bicicletta a Modena, si usava molto la bicicletta, a fare delle girate nei paesi attorno,
E un giorno decidevo di andare a Vignola, che c'erano dei ciliegie, poi in questa stagione è un mare di bianco, un po' meno adesso, perché hanno costruito purtroppo molto, ma un mare di bianco, di fiori di ciliegie. Comunque era già giugno passato. Decidevo di andare a Vignola. E io fui colto da un mal di pancia tremendo, perché forse avevo avuto bibite ghiacciate, qualcosa di simile. E inforcai la bicicletta e decisi di tornare velocissimo a casa per dirigermi verso il bagno di famiglia, giustamente. Ma dopo un po' mi accorsi che sarebbe stata un'impresa impossibile, nonostante che pedalassi velocemente. Allora mi sono fermato, c'era una casa di contadini, gli dico: scusate, avevo assolutamente bisogno di un bagno. Mi ha indicato una baracchina. Ma pensate che era in mezzo alla campagna, cioè bastava andarsi dietro un albero e cacasse come avremmo fatto. Cioè, guardate che fighetto che era, voleva proprio il bagno. Sono sempre stato molto pudico. E mi ha indicato una baracchetta di cui conoscevo la sobria architettura, perché l'avevo già vista in montagna, insomma. Era una baracchetta con un asse per terra con un foro sotto una buca che raccoglieva e una dotazione di mosche, tafani, vespe, incredibile. E sono entrato in questa e, come dice Boccaccio, ho posto in pace il mio disio. Cioè, così, proprio per la, come diceva Sergio, la voglia di leggere nell'attesa, perché come dicevo prima, si legge in bagno, si legge benissimo. Purtroppo, per questioni di vista, non mi riesce più, ma come si legge al cesso, diciamo la verità, insomma, non si siede. E c'erano dei fogli attaccati, cioè adesso mi fa ridere i sei piani di morbidezza, insomma. Cioè, una roba da ridere, i sei piani di morbidezza. Io credo di aver visto la carta igienica che avevo già più di 30 anni, no, ma insomma, quasi. Ma allora se andava bene la carta da giornale. Vivendo in montagna, più spesso, beh, la cosa migliore, adesso ormai siamo entrati in questo simpatico argomento, ma era sedersi, dato che c'era il fiume di due passi, uno si sedeva fra due sassi paralleli e l'acqua scorreva di sotto e c'era un primigenio bidet che aveva la sua utilità. Fra l'altro, quando uno va all'estero si meraviglia per i francesi, inglesi, poco gli spagnoli, olandesi, tedeschi non conoscono l'uso del bidet e dice: ma che sporcaccioni che sono, cioè, voglio dire, insomma, il bidet è una cosa, invenzione fra l'altro francese, che era però nelle case di tolleranza, quindi vabbè. O anche le foglie venivano adoperate da ragazzo e ne conoscevamo i vari tipi di foglie, ne conoscevamo la morbidezza, la duttilità, la resistenza, insomma. È vero, confermo. Sì. C'è, c'era il proverbio: ti riconosco, disse il culo all'ortica. Rabelais nel Gargantua e Pantagruel, c'è Pantagruel a un certo punto fa una classifica, perché è lì una delle tante cose lette, dei nettaculo, quali siano i migliori nettaculo, e arriva alla conclusione che il miglior nettaculo è un papero giovane, perché non solo la morbidezza del piumaggio vellica piacevolmente, ma trasmette anche un benefico calore che aiuta. E qui non so i paperi quanto siano ben disposti alla bisogna, perché povere bestiole, insomma, anche loro, voglio dire. Comunque pare. Beh, per tornare alla baracchina di cui parlavo prima, c'era attaccato a un chiodo dei fogli di carta, che era di un giornale che ha l'Unità, perché allora i contadini erano tutti comunisti.
adesso forse sono leghisti o di 5 Stelle, insomma. Cioè, questa... ha rovinato la carta igienica, l'unità non vende per quello, capito? No, vabbè, ma allora... Io ho letto Lode al trattore di un anonimo poeta russo, bellissimo. Quindi leggere Lode al trattore di questo poeta in una baracchina, in un cesto vicino a Vignola, è una cosa rara del tempo. Vabbè, quando ero militare, stavo leggendo un libro di fantascienza, altro genere che ho praticato per un certo periodo di tempo, e un collega mi ha detto: ma ti piace la fantascienza? Ma dico, non mi piace. Dice: guarda, devi leggere questo autore argentino, Borges, che, e poi non è fatta della fantascienza. E poi mi ha consigliato anche, nello stesso tempo, è uscito in quel periodo, siamo nel 62, Diario minimo di Umberto Eco. E li ho presi contemporaneamente, l'Aleph di Borges e Diario minimo di Eco. E mi sono follemente innamorato di tutti e due. Di Borges soprattutto, questo. E fra l'altro, questo va bene sia per Sergio che per me, Borges è diventato direttore della biblioteca di Buenos Aires, che serve forse un po' come ministro della cultura, e disse: ho tutti i libri che voglio avere in posizione, guardate l'ironia del destino, perché sono cieco. Sono diventato cieco, adesso avrei a disposizione tutti i libri che potrei leggere, insomma. E così, è un po' il nostro destino. E va bene. E quindi, e poi un altro, ero a Trieste, nelle bancarelle, trovai un poeta, ma per curiosità me lo conoscevo, un poeta iraniano, che era Omar Ben Ibrahim Al-Khayyam, un poeta persiano del 300, che scrive quartine perché la poesia araba non ha mai scritto nulla superiore a una quartina, sede che facevano fatica a fare una stanza di 5 versi, 3 versi, e ce n'è uno bellissimo che posso parafrasare, che dice, perché parla sempre musulmano, questo è anche un matematico un musulmano, ma parla spesso del vino. Sede che è un musulmano un po' scapestrato, e dice: un colpo di vento mi ha rovesciato la tazza del vino, oh signore, dice, e il liquore color rubino si è sparso tutto per terra, oh signore, e questa sera il tuo servo rimarrà setato, oh signore, perdona la domanda, ma sei ubriaco questa sera, signore? È molto, molto bella questa. E così, insomma. E sono andato avanti con queste Borges. Poi mi è piaciuto da Borges, come dicevo prima, da un libro tira l'altro, sono passato ai latinoamericani, non brasiliani, anche quello è un reparto che ignoro, che non conosco, ma quelli di lingua spagnola. Quindi argentini, cileni, soprattutto poi gli argentini, perché... Colombiani. Grazie a Marte, sì. Colombiani, certamente, ma è rimasto Borges, e ha degli incipit fantastici, che quando leggi, e leggi qualche cosa che ti piace... o urli di gioia, ah che bello, e ce n'è uno all'inizio di un racconto di Borges, Orbis Tertius, Ubar, dice: uscimmo a mezzanotte, mio Casares e io, dalla biblioteca, uno specchio inquietava il fondo di un corridoio, già questo è bellissimo, uno specchio inquietava il fondo di un corridoio. Mio Casares ricordò che gli eresiarchi di Ukbar
consideravano gli specchi e la copula abominevoli perché moltiplicano il numero degli uomini. E di per sé dici, direi che bello, insomma. Come anche leggendo il nome della rosa all'inizio, io ho conosciuto Umberto Eco in una trattoria bolognese, ci eravamo parlati perché aveva scritto un articolo sulle mie canzoni, un articolo molto benevolo, e mi disse molto, sai che sto scrivendo un giallo medievale, dico che bella cosa. Appena uscito, sono andato a comprare e all'inizio già con questo falso manoscritto trovato, che sembra un po' come il manoscritto manzoniano, che anche lì c'è questo falso manoscritto ritrovato, insomma, e già godi da questo punto di vista. Ecco. La lettura è un godimento, la lettura è... sono impressionato in maniera dolorosa dal fatto che adesso si legga sempre meno, si legga pochissimo. I giovani adesso si lamentano quando gli si dà da leggere, gli si dà da leggere, non è che loro spontaneamente cerchino qualcosa da leggere, gli si dà da leggere qualcosa e dici, ma com'è alto, quante pagine ha, ma come quante pagine ha? Quando leggevo io avevo paura che finisse perché non avevo più niente da leggere e se finiva rimanevo senza... Ma quando ti, anche per criticarti, ti danno del gozzaniano, come reagisci tu in questo? Gozzaniano, in certe canzoni, in due o tre, se no atmosfere più che gozzaniane, crepuscolari. Cioè, mi piace... Quando è stato l'incontro con Gozzaniano, con questa poesia? Ma adesso non ricordo bene, ma... C'era... Io penso... L'antologia scolastica? Forse. Ma ho un bellissimo volume con tutta l'opera omnia di Gozzano. E Gozzano mi piace molto perché è fra l'altro un abilissimo nei versi e nelle rime, è proprio ha delle poesie che sono perfette dal punto di vista stilistico, metrico, eccetera. Cosa che ho cercato di fare anch'io nelle certe mie canzoni. Anche se non ho la perfezione di Gozzano, e anche un sottile vena ironica che pervade tutte le sue pagine, malinconia. Poi voglio dire, uno che muore a 33 anni di tubercolosi, pensi che adesso magari se durava tutta una vita sarebbe rincoglionito come noi due, caro Sergio. No, te lo dico perché anch'io mi riconosco molto, sento molto, pur essendo negli anni 50-60 è passato un periodo di criminalizzazione quasi nei confronti di tutta la letteratura di quel periodo, insomma ogni giorno si riscopre. Ogni tanto partono delle crociate, sì, misteriose, che non si riesce bene a capire che cosa. E allora, quando... lo dico in italiano, quando giovinetto marinavo alla scuola, che a Modena si dice fare cabò, che è una cosa, una parola misteriosissima, non sa bene che da dove venga, fare cabò. Forse è variante, forse, perché quando si va delle etimologie la variante romantica è sempre quella sbagliata. Far cabò forse viene da Giovanni Caboto, la nave di cabotaggio, no? Così come lo studente andava così rasente ai muri per non farsi vedere, forse per la moda si dice far cabò. Credo che qui nella zona si dica far forca, a volte si dice far fughino, a Roma salare, mi sembra. C'è una parola
ogni 10 chilometri c'è una parola diversa. Quando volta facevo cabò, cioè morinavo da scuola, ho commesso queste nefandezze anch'io, di giovinetto. A volte ho fatto anche un cabò di 5 giorni. Io ne ho fatte di 24. Tu hai fatto? 24 giorni di forca. Ma dove eri? Ero disperato. Dove eri? Ero disperato, ero in seconda media. E non avendo la giustificazione e non potevo tornare a scuola, e allora finché non mi hanno scoperto sono andato avanti a fare. Ah, ma ti hanno scoperto! Ah, ricordo. No, perché 5 giorni ci voleva il certificato medico per tornare a scuola. E io avevo degli amici, studenti di medicina a Modena, che avevano già il loro ricettario. Pensavo già alla professione e mi facevano la ricetta, voglio dire, il certificato per tornare a scuola. E la professoressa di matematica mi disse: Guccini, ma ho avuto una brutta bronchite, mi raccomando, stia attento. Ho detto: sì, signorina, e la classe lo muoveggiò violentemente perché sapeva che venivano un cabò di 5 giorni. Ma senti, tu e Paolo Conte siete stati i primi ad avere, i primi cantautori che hanno vinto il premio Montale per la poesia. Sì. Quando hai cominciato a scrivere poesie? Ma allora io poesie non ne ho scritte giovinetto, molto crepuscolari, 3 o 4, 2 poemetti, già. Età? Lì verso i 24-25 anni. Ah, tardi. Da bambino erano 16-17 anni, i primi tremori d'amore. No, erano poesie crepuscolari, non tremori d'amore, non mi ha scritto poesie d'amore. Quelli da Israele erano cose molto più serie, già sono eliotiane, con tutte le citazioni eliotiane, eccetera. E poi ho smesso, basta, ho scritto canzoni che sono un'altra cosa. E ultimamente, per scrivere poesie e canzoni d'amore ha dovuto aspettare i 40 anni, 50, quando hai conosciuto Raffaella? Ma assolutamente no. Ah. L'ho scritta prima. Quale canzone d'amore c'è prima di Vorrei, Vorrei? Ma sono canzoni mascherate. C'è per esempio canzone Quasi d'amore che precede. Sono canzoni d'addio che sono sempre canzoni d'amore. Sono canzoni mascherate, non sono mai dichiaratamente canzoni d'amore. Perché, come dicevo prima, per quanto riguarda i cessi sono pudico. Vorrei che una dichiarazione d'amore inaspettata da te, aperta. Beh, certo, quella sì. Ma perché Raffaella è qui, lo dicevo solo per quello, per dargli un saluto. Alzati, Raffaella. Che voce di alzare. Se siamo arrivati a questa vetusta età, un po' meno rimbiscilliti di quanto dovevamo essere, è perché abbiamo due donne veramente meravigliose che sono qua tutte e due, Bruna e Raffaella, sono anche amiche diventate. Vedi? E quindi? È vero che è pudico e posso confermare, no, fammi dire una cosa, Bruna, posso confermare, io ovviamente per il mio lavoro e per la frequentazione del tempo ho conosciuto tantissimi cantautori. Generalmente quando si va a un loro concerto si vedono prima, si sta un po' insieme, dopodiché ti dicono: ciao Sergio, guarda, ho da fare. Uno di questi è Paolo Conte, che stranamente è sempre da fare, appena finito il concerto spariva immediatamente in qualche alcova di sicuro. È in genere, sì, oppure altri che hanno le fans che l'aspettano fuori. Ecco, quello che invece finivamo il concerto e si stava a mangiare fino a notte tarda senza nessun tentativo erotico, lui è un pudico totale, mai visto una situazione, pure di fans giovani, carini, va Francesco, via, spariva in trattoria e si poteva stare con gli amici, insomma, no?
quindi confermo la pudicità morale di questo signore di Pavana. Insomma. Ora. Io ti ringrazio, caro Sergio. Vuoi che confermi a mia volta la tua assoluta? Questo scambio di cortesie. No, c'è un aneddoto anche che ci lega. Dovete pensare che negli stessi anni, cioè 57, 58, quegli anni lì, sì, abbiamo scoperto, io abitavo a Rifredi, lui abitava a Modena, e io al mare, a Ravenna, Punta Marina Ravenna, mi sono innamorato di una ragazza di Modena, mia coetanea, siamo fatti fidanzatini, e lui si è innamorato di una ragazza di Rifredi. E ecco, e nello stesso periodo, averlo saputo, detto, ci si metteva d'accordo, ci scambiava le ragazze, perché era difficilissimo andare da Rifredi a Modena o da Modena in quegli anni lì, era una cosa rara. Era difficilissimo venire a Firenze, che dovevi prendere il treno che non è che, quindi i soldi per il treno non è che ce li avessi tutti i giorni, quindi poi lei andava a scuola. Questi potevamo, capito, un contratto fra gentiluomo, ci si presentava, avevamo gli stessi gusti. Vedi, Piazza Dalmazia. Piazza Dalmazia. Era poi roba di Pavana, era di origine pavanese, vabbè. Niente, e così, di lettura in lettura, siamo arrivati ai giorni nostri. E oggi cosa stai dicendo? Ah, un'altra cosa, un'ultima cosa. Che quando ero ragazzetto mi piacevano i fumetti e mio padre me li proibiva perché diceva perché se leggi i fumetti si disabitua alla lettura. Pensate, se io mi sarei disabituato a lettura. Comunque a Modena non potevo leggere fumetti. Mi dicevo però a Pavana che i miei nonni interessava bene se leggevi fumetti o meno. E quindi tutti i fumetti li leggevo in Pavana. Allora da bambino mi compravano il Corriere dei Piccoli, che era proprio il giornale dei bambini da loro, il Corriere dei Piccoli, con i vari personaggi, eccetera. Da un pochino più grande, dunque Topolino non me l'hanno mai comperato, perché Topolino aveva i fumetti, poi prese il Vittorioso, che aveva sì i fumetti, ma aveva anche nelle pagine. C'era il giornale invece che leggeva Sergio, che era di famiglia comunista forse, era il Pioniere, che però, devo ammettere, era 100 volte peggio del Vittorioso. Il Vittorioso era molto più bello, aveva dei disegnatori eccezionali. Ma il Vittorioso aveva Iacovitti sopra, era una lotta impari, aveva Iacovitti, è stato un grande... Sì, Iacovitti, il grande Iacovitti. Sì, sì, democristiano, anticomunista, ma grandissimo disegnatore. E fra l'altro c'è un mazzo di carte da briscola con bastoni, denari, anche se voi in Toscana adoperate i fiori, i picchi, eccetera, nel 48, nelle elezioni del 48, uscì un mazzo di carte disegnato da Iacovitti, molto divertente, che fra l'altro io comunque. E i fumetti, io sono stato un grande lettore di fumetti, e soprattutto di quel genio che è Karl Barks. Sanno tutto di Karl Barks, gli ho fatto la lezione io. Ah, sì. Karl Barks, che purtroppo Sergio non possiede nell'opera omnia, come io invece possiedo, sia in inglese che in italiano, e che in alcune lingue straniere, fra cui il portoghese, l'olandese, eccetera, anche se non ci capisco niente, perché l'olandese figurati te, però Karl Barks è un genio, Paperino di Bob Barks, con l'invenzione di Uncle Scrooge, cioè zio Paperone, e va il cugino Gastone, eccetera. E vari tipi di fumetti, fra cui Ugo Pratt e tanti altri che più ho conosciuto, come Ugo Pratt, ho conosciuto
Milo Manara, il grande disegnatore di Donne Stupende. Andrea Pazienza. Ricordo serate al Club Tenco fra Andrea Pazienza e Guccini, perché Andrea Pazienza non gli piaceva Guccini, aveva una voglia di prenderlo in giro fortissimo, perché naturalmente per Andrea Pazienza Guccini era già un vecchio superato, le sue canzoni, tutte le sue cose, e quindi era là che lo chiamava Guccione, e disegnarlo in tutte le posizioni, lui che tentava di disegnare Pazienza, è stata delle belle sfide. Questo visto da destra, perché insomma, non è andata proprio così. No, ma... E difatti Pazienza ha disegnato un manifesto per il concerto che fece a Bologna in Piazza Maggiore dell'84, manifesto che non è mai stato pubblicato, però a casa, di grandissima bellezza, è un grande, grande Pazienza. Insomma, un'altra lettura marginale, tanti fumetti come i gialli, come qualche cosa di fantascienza. Bonvi è stato un grande amico tuo. Bonvi, sì, Bonvi. Come artista, Sturmtruppen. Sì, Sturmtruppen. Di Modena anche lui. Sì, ahimè, sì. Bonvi. C'era, lui aveva la mania dei soldati tedeschi, disegnare anche, sospetto che dentro fosse di destra, tutto sommato. Sì. Ma anche se è diventato consigliere comunale per il PC a Bologna, cosa di cui sono pentiti moltissimo, perché si andava sempre al consiglio comunale parzialmente alterato dalle bevande alcoliche e faceva delle cose stranissime. No? Sì, quando faceva la sua campagna per le elezioni, no? Si faceva fotografare per la strada un'anziana signora a sto braccio. Il manifesto diceva: Bonvi aiuta le vecchiette a attraversare la strada, votate Bonvi. Ma lui era così. E Bonvi, se l'investigatore tipo di certi film, di certi gialli americani, avesse bevuto aranciata, Bonvi si faceva l'aranciata dalla mattina alla sera. Invece ahimè beveva whisky e Bonvi seguiva. Un amico, perché nella mia lunga ormai vita ho fatto anche lo sceneggiatore di Caroselli, avevo conosciuto un amico, poi ancora amico, qui sono ancora in contatto, e facevamo, i meno giovani fra voi ricorderanno forse Salomone il pirata Pacioccone, pubblicità della Marina Fabbano. Nessuno se lo ricorda, vabbè, pazienza. Sono opere geniali, date dimenticate, vedo. No, io facevo la sceneggiatura, ero uno studente universitario desideroso di guadagnare qualche soldo, mi danno 30.000 lire a Carosello, per me era da navigavo nell'oro, insomma, 30.000 lire. E facevo le sceneggiature di questi. E Guido De Maria, si chiama quello di questa ditta di pubblicità, dice: avrei bisogno di un disegnatore che però sappia anche sceneggiare, insomma. Dico: guarda, io a Modena, questo a Bologna, a Modena un amico così ce l'avrei, però non voglio responsabilità, lo chiamo, vi parlate, ma qui sono fatti vostri, io non voglio entrare, perché conoscevo già Bonvi. E infatti arrivò Bonvi, sempre molto elegante, perché Bonvi era uno elegantissimo, sempre molto compito. Quando non si vestiva da soldato tedesco, perché faceva le feste di carnevale a Modena, e Bonvi si vestiva sempre da soldato tedesco, cambiava solo la campagna, o la campagna d'Africa, o la campagna di Russia, secondo la... ma era sempre da soldato tedesco. E fu molto compito, molto... Lui, quando gli presentavano una signora, si inchinava battendo i tacchi, per dire. E arrivò questo amico, dice: lei cosa fa? Dice: ma io sono Bonvi, dice, a geometro, perché secondo lui geometro era femminile, e dicendo: io sono geometro, ma sto facendo adesso, non so, biologia, credo, eccetera.
Ah, dice interessante, per quale motivo? Perché sono molto interessato alla possibilità delle culture idroponiche su Marte. E il mio amico, che adesso sostiene di essere balzato sul tavolo facendo l'imitazione di Jerry Lewis, dice, ah, così. E dice, ah, invece rimasi impassibile, dice, interessante, una cosa che interessa anche a me. E dice, guarda, io conosco tutte e due, o non smette di fare gli asini, o prendo vado via, perché... E così sono stato alla presentazione di Bovi con Guido De Maria. Poi ha fatto molte cose assieme, tipo Gulp, fumetti in TV, con Di Carter. Super Gulp. Super Gulp. No, c'è stata una grande commissione di fumetto, di generi pubblicitari, canzoni d'autore. Un grande aiuto a questa... Perché eravamo tutte forme artistiche di serie B, questa è la verità, insomma, no? Poi lui sembra nella letteratura burocratica dello Stato le cose che fa Guccini, che faceva De André, altri si chiamano musica extra colta, ma non extra per dire super super colta, però fuori dalla cultura. Cioè era la musica colta, che era la musica sinfonica, altre cose, e c'è ancora oggi la musica extra colta, no? Non parliamo del fumetto, che era addirittura criminalizzato. Il Club Tenco è stato il punto dove la rassegna Tenco ci ritrovavamo, forse inconsciamente, proprio per questo fatto di sentirsi un po' tutti portatori di una voce nuova nel campo della comunicazione e dell'arte visiva e musicale, e contemporaneamente di essere un po' considerati tutti di serie B. Ecco. Io credo ci sia stato molto questa fratella. Ma aprire un po' la porta a quest'arte di serie B, come dici tu, è stato Umberto Eco, Oreste del Buono, la rivista Linus, e è cominciato insomma ad avere una certa risonanza, che non eravamo figli minori di qualche cosa, perché voglio dire, è ovvio che la canzone può essere considerata extracolta, sinceramente, ma non so, adesso fra papaveri e papere e la locomotiva c'è una bella differenza, ecco. Chiudiamo su questa battuta. A te, Raffaele. Grazie. Francesco, grazie per questo regalo che ci hai fatto. Non grazie a voi, niente, io non ho parlato di Pinocchio, ma Pinocchio è stata la scusa iniziale per parlare di letture. Grazie, Francesco Guccini. Grazie.